Siamo in compagnia di Arnaldo Piton, lei è candidato sindaco per le prossime amministrative di maggio per il comune di Meduna di Livenza. Lei è uno dei candidati che poi correranno per la sedia di sindaco. Ci può illustrare se corre con la lista civica, chi sono i candidati, qual è il suo programma, un po' può parlare ai suoi cittadini che lo stanno ascoltando. Sì, intanto un grazie a voi per l'invito e a tutti i telespettatori. Ecco, mi metto ben volentieri a disposizione dei cittadini di Meduna Livenza, sapendo che è un impegno importante e anche molto difficile. Metterò tutta la mia passione, la mia volontà e l'amore che ho per questo paese. Chiaramente sarà una lista civica. Non vogliamo, ecco, inserimenti di partiti perché vogliamo essere liberi, di agire e di lavorare appunto per il nostro paese senza farci tirare dalla giacchetta da nessuno. Sarà una lista civica, dico anche a questo punto il nome, Pro Meduna, Pro Meduna appunto per Meduna. Una lista civica fatta di 10 persone che va dal ragazzo giovane che si sta laureando alla persona pensionata e quindi abbiamo cercato di individuare, a me piace dire, una squadra, un gruppo di lavoro variegato con varie capacità, vari titoli di studio e anche varie passioni appunto per cercare di dare il massimo per il nostro paese. Ecco, qual è, diciamo, i punti più principali? Lei, se lei dovesse, diventare sindaco, che cosa farebbe nei primi 100 giorni? Guardi, allora ci sono tante cose da fare a Meduna di Livenza. Eminente, eminente, assolutamente il problema CDM. CDM è un'azienda che è in stato fallimentare ormai da alcuni anni, sotto la gestione di un curatore, e là c'è un problema sanitario molto grave, sottolineato anche dall'ULSS, quindi è una bonifica di amianto. E so che l'attuale sindaco ha fatto anche un'ordinanza appunto in questo merito. Speriamo che riesca a completare questa bonifica prima di fine mandato, altrimenti vedremo noi come fare. Ecco, diciamo che quel che riguarda la salute dei cittadini credo che sia sacrosanta, è la prima cosa. Poi la viabilità, insomma, quello che è la sicurezza, l'ambiente, il sociale, ci sono tante tante cose da fare, ma ecco, imminente, credo che sia appunto il discorso della CDM. Ecco, nei comuni che vanno al voto, nell'Opitergino Mottensi in modo particolare, ma non solo, una delle cose che chiedono i cittadini è manutenzione, cioè non cattedrali nel deserto, grandi opere, grande spreco di denaro che poi alla fine a volte rimane lì, ma chiedono molta manutenzione. Secondo lei? Sono pienamente d'accordo con lei, un paese perché sia vivibile, sia bello, sia curato deve avere dei impegni particolari, penso alle strisce bianche della strada, piuttosto che l'illuminazione, il sfalcio dell'erba, la cura stessa del comune, del municipio, quindi queste sono cose che dal basso si va verso l'alto curando i minimi particolari. Poi, chiaro, l'opera grande, mi viene in mente, so, l'ampliamento della casa di riposo, che sicuramente cercheremo di portare avanti perché è un patrimonio che abbiamo, va salvaguardato e a tutela dei nostri anziani. Ecco, a questo punto, chiudendo e salutando tutti i telespettatori, invito martedì 16 aprile nella trattoria Il Giardino di Meduna di Livenza, dove presenteremo simbolo, presenteremo la nostra lista e i punti programmatici e quindi invitiamo tutta la popolazione di Meduna di Livenza di partecipare. Grazie a tutti voi.